La lotta contro il razzismo e la xenofobia passa anche dal calcio. A Milano c'è un evento particolarmente importante per il calcio giovanile in onore di Arpad Veits. È da diversi anni che si celebra la memoria di questo grande allenatore e siamo contenti di farlo, di continuare questa tradizione in un contesto meraviglioso come l'Arena di Milano. Quindi ho parlato ai ragazzi prima della partita dell'importanza di questo luogo e anche di cosa stiamo celebrando. Per sensibilizzare i nostri ragazzi verso questo tema importante che è quello del razzismo, credo che poi farlo attraverso appunto il gioco, attraverso il calcio, sia la cosa migliore, il veicolo migliore, insomma. La cosa va molto bene, molto importante, sono già la seconda, la terza volta che lo faccio, ma credo che è un evento importante di Milano, credo che le ragazze sono contente di essere qua e hanno voglia di fare bene per questa manifestazione. Il culto di Arpad Veits in Ungheria non è molto conosciuto come qua in Italia, quindi anche questa è un'occasione in più per poter dare nuovo impulso a questa conoscenza di questo personaggio che è molto importante. In Ungheria molto spesso si parla di Puskás, ovviamente della squadra d'oro degli anni 50, o altri campioni come Albert Florian o Detari o potrei citarne altri, però credo che un personaggio come il suo sia giusto ricordarlo. È importante e bello essere qua, siamo tutti molto contenti, oggi ho dato la possibilità di giocare a tutti e spero che i ragazzi approfittino dell'occasione. Ti hanno spiegato chi era Arpad Veits? Sì, ce l'ha spiegato bene il mister prima della partita. E anche il gesto che abbiamo fatto inizialmente, quello di entrare senza a piedi scalzi, come un po' i profughi in questo momento, secondo me è un bel gesto che vogliamo far vedere sia per noi come sportivi, come calciatori, sia come a livello di mondo, cioè diciamo. Ungheria e Italia nel mio intento sono gemellati in tutto e dappertutto, perché la nostra storia è un incrocio, un legame imprescindibile di moltissimi componenti, e credo che ovviamente anche la figura di Arpad Veits sia una figura che ci lega moltissimo. Qui è dove giocavano i nostri antenati, diciamo così, di Inter e di Milan, insomma i primi calci a Milano si sono tirati qui, no? Nell'arena, e quindi tornare qui è sempre motivo comunque di emozioni particolari.